Pierino e il lupo. E gli obiettivi saranno quelli di riconoscere i timbri dei vari strumenti dell'orchestra, capire come la musica possa suscitare delle emozioni e conoscere in modo più approfondito alcuni strumenti musicali. Ecco, lui è Sergei Prokofiev. Nasce alla fine dell'Ottocento nell'Impero Russo. È un bambino prodigio e un grande virtuoso ed è anche il papà di questa bellissima opera in musica. È una vera e propria fiaba musicale. È tratta dalla tradizione popolare russa e narra l'avventura di Pierino che riesce a catturare il temibile lupo. La musica commenta scene, caratteri, sentimenti e azioni. Ed ecco Pierino, il protagonista della nostra fiaba, che è caratterizzato dagli archi. E questo è l'uccellino, è l'amico di Pierino. Fa parte della famiglia dei legni ed è il più piccolino tra i falauti. L'anatra e lo strumento che la interpreta è l'oboe. Anche lui fa parte della famiglia dei legni. E questo che sentiamo è il gatto, interpretato dal clarinetto. Anch'esso uno strumento che fa parte della famiglia dei legni. Ecco, vi presento il nonno di Pierino. Questo è il fagotto e anche lui è uno strumento della famiglia dei legni. Ecco che arrivano i cacciatori. Io rimango nascosto perché questi sono pericolosi, e la loro voce è interpretata da tutti i legni. Ma i cacciatori con il loro fucile sparano! E questo era proprio il rumore degli spari, fatto con i timpani, che sono degli strumenti a percussione. Questo è il lupo ed è interpretato dai corni, che fanno parte della famiglia degli ottoni. Bene ragazzi, è arrivato il momento di salutarci e presto perché sta arrivando il lupo, io mi nascondo!